Nuovo Felettino e Via dell'Amore sono le due grandi opere che la nuova giunta Toti intende portare a compimento nei prossimi 5 anni. Lo ha annunciato in una intervista a Laura Ivani sul Secolo XIX il riconfermato assessore alle infrastrutture e protezione civile, lo spezzino Giacomo Giampedrone. Due opere importantissime per la nostra provincia che avrebbero dovuto essere già realizzate nella scorsa legislatura. Il nuovo ospedale, appaltato nel 2015, secondo il cronoprogramma doveva essere inaugurato nell'autunno del 2020, cioè in queste settimane. Purtroppo le cose sono andate diversamente e in piena emergenza pandemia la città non dispone più neppure della vecchia struttura del Felettino, demolita per far posto alla nuova opera. Ora si ripartirà, assicura l'assessore, e non resta che sperare che si agisca in tempi rapidi, in modo che la città possa disporre di un ospedale efficiente, visto che il vecchio Sant'Andrea non ce la fa più, nonostante gli interventi in atto. Diversa la situazione di Via dell'Amore. Qui non si tratta di appalti nati male come per il Felettino. L'appalto dei lavori tarda perché non esiste ancora il progetto esecutivo di messa in sicurezza della strada. Eppure da anni esiste per intero il finanziamento necessario per eseguire i lavori. C'è da sperare che i fondi regionali e statali a disposizione siano ancora sufficienti per eseguire un'opera che sicuramente aiuterà le Cinque Terre e l'intera regione a rilanciarsi turisticamente quando, speriamo presto, passerà la pandemia che ha bloccato i flussi turistici. E il tema di turismo sarebbe interessante conoscere anche a che punto è l'operazione ex Colonia Olivetti di Marinella. Una struttura che si affaccia sul mare e che oggi è diventata rifugio dei senzatetto. La prima giunta Toti si era impegnata a sburocratizzare molte pratiche e a metterla sul mercato. Ora la proprietà è di Arte Genova. L'ex colonia, utilizzata a fini turistici, potrebbe diventare un volano per il rilancio economico della Val di Magra e dell'intera regione.